tipo profili fake che ti pare, puoi commentare, puoi cercare di rovinare il business, ma io guadagno e tu ti impegni a buttare tempo. Fratellino, non porti assolutamente nulla. Io sono in regola, c'ho una partita IVA iscritta in Italia, fratè. Tutto a posto. Stiamo pensando pure al negozio, fratè, agli uffici. Tu non hai capito, fratè. Tu non hai capito un cazzo. Dammi retta, continua a commentare, che a me mi fai ammazzare dalle risate, fratè. Sei il numero uno. Fratellino, tu puoi continuare pure a dire che io vendo le scarpe false di qua, di là, puoi fare quello che ti pare, segnalarmi alla postale, già l'avete fatto, già mi hanno fatto i controlli, fratellino, sono mesi ormai che siamo aperti, è tutto ok. È tutto ok, fratellino. Non ti stupire dei prezzi, fratè. Non ti stupire dei prezzi perché i soldi c'è chi li sa fare e chi non li sa fare. C'è chi sa dove andare e che c'è e c'è chi sa come perdere i soldi, fratellino. A me piace guadagnare. Io uso questo, fratè, non ci dormo giorno e notte. Quindi, fratellino, le scarpe le hai viste? Hai tutto quello che vuoi, RFID. Ai QR, ai scontrini, hai le fatture. Quindi, fratelli, ricordati che io poi a fine anno io devo pagare le tasse e devo fatturare, devo mostrare le fatture perché il mio utile sarà differente dall'incasso generale e devi dimostrarlo con le fatture, quindi niente, mi fa mo, mi porti all'Hard Rock Caffè? Certo, dubbiotti. Fratello, sto panino costerà pure 30 euro, però fate devastante, fratello.